Buon pomeriggio, sono Michele Leone e vi do il benvenuto ad un nuovo incontro di Lexicon Symbolorum. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Mauro Cascio, filosofo e molte altre cose, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci, ben trovati e ben trovate, benvenuto Mauro su Lexicon Symbolorum. Ti presento al volo per chi eventualmente non ti conosce. Mauro Cascio è un filosofo, è autore di diversi libri e curatore di tanti altri libri per importanti case editrici come ad esempio Bonanno, Tiferet, Rubbettino, Mimesis. È un esperto, potremmo dire, di Hegel e di studi hegeliani e sull'argomento ha appena pubblicato un libro molto importante, ma oggi è nella sua veste di studioso ed esperto di martinismo e dell'ordine degli eletti di Cohen. Tra i suoi lavori non va dimenticato uno degli ultimi, e ve lo consiglio, Davanti alla fine del mondo. Da questo libro si è ispirato Roberto Künstler, lo storico autore delle canzoni di cameriere, per il suo omonimo album. A questo punto, Mauro, l'argomento della serata penso ti sia noto e direi ti lascio la parola perché so che fremi. Allora, quanto mi dai? Quanto c'ho? 20 minuti, mezz'ora e poi Tu in più. vai, al massimo ti censuriamo, no, Alla censuriamo nel senso buono del termine, nel senso di diamo un taglio. ci rimango male, sono un po' permaloso. Dai, diciamo una ventina di minuti, Una 20. ventina di minuti abbondanti, non guardare l'orologio così. E poi ci facciamo qualche chiacchierata con gli amici lettori che ci seguono da casa. Allora, vi dovrei parlare dell'ordine degli eletti Cohen, no? E del mitico fondatore che è Martínez de Pascalí. Certo, vi dovrei dire anche perché, no? E se me lo permetti, Michele, io partirei da qui, perché ha senso parlare ancora oggi, 2021, di un'esperienza della seconda metà del Settecento. Assolutamente. Perché vale la pena farlo? Beh, perché è stato un luogo dove si è fatto qualcosa che normalmente non si fa, che normalmente non si fa più, cioè il luogo dove si praticava la conoscenza, no? E si puntava ad arrivare alla conoscenza assoluta, cioè ad uno stato che oggi noi non abbiamo e che non sappiamo in realtà nemmeno se sia possibile averlo. Quindi diremmo che era un gruppo che aveva le idee chiare, no? Ed oggi non è altrettanto facile trovare gruppi con altrettanta chiarezza. Tu che indaghi queste cose, dopo magari me lo dirai. Anzi, oggi credo che la conoscenza viene volentieri confusa e sostituita con il wellness. No? Per cui all'esperimento filosofico viene volentieri sostituito il benessere psicofisico, gli esercizi di respirazione, il training autogeno, i chakra, lo yoga. Abbiamo accumulato pratiche che in realtà mai promettono la cosa che forse dovrebbe interessarci davvero, e cioè chi siamo, qual è il senso e lo scopo della nostra vita. Ecco, è molto difficile che semplicemente respirando noi riusciamo ad arrivare a qualche risultato. No? Né curando la nostra alimentazione, né con la ginnastica posturale, nel verde tra le dolci e fresche acque. No? Ecco, l'Oriente, che sul campo del pensiero è sempre rimasto bambino, ci ha sempre imposto dei modelli con obiettivi che spesso non sono i nostri obiettivi, non sono spesso le nostre visioni del mondo, no? Per nostre intendo l'Occidente, no? Non sono le visioni del mondo che l'Occidente avanzato ha avuto. Poi una certa mediocrità ha fatto il resto, no? E questa onestamente me la spiego di meno. Tutti siamo più o meno d'accordo che per fare un ponte ci vuole un ingegnere,
No? Questo è vero anche in un'epoca antiintellettualistica come la nostra. Mentre per guidare un gruppo di conoscenza, beh, basta guardarsi un po' in giro, anche nei social ci sono improvvisazioni impressionanti, no? Ci sono coach che dopo 24 ore di corso sono dottori, nutrizionisti, fisioterapisti, psicologi, creatori del cielo e della terra e pornostar, perché il tantra c'entra sempre. Di esperienze che invece propongono un percorso di chiarificazione filosofica, non ce ne sono molte. Chiarificazione filosofica. Chiarificazione. Che cosa vuol dire chiarificazione? Capire il mondo, capire il mondo, cioè migliorare la propria comprensione del mondo. Ed è un po' come la mappa e il territorio, no? Più è ampia e dettagliata la mappa, e meglio è descritto il territorio. Come faccio per capire meglio il territorio? Respiro? Faccio meditazione? Beh, anche, però posso cercare di fare di meglio, cioè cercare di aumentare il dettaglio della mappa. No? Fino a quanto? Boh, fino a quanto mi è possibile. Certo, le carte geografiche sono realizzate con scale che vanno da 1 a 1 milione, cioè un centimetro di carta, di mappa, corrisponde a 10 km nella realtà, a scale a 1 a 25.000, dove un centimetro corrisponde a 250 metri. Cosa sto facendo? Lo zoom su Google. Lo zoom su Google Map, no? Mappe più generiche mi descrivono la provincia di Latina. Mappe più specifiche, mappe più dettagliate mi consentono di vedere la costa, il mare, no? Casa mia, no? E devo aumentare il dettaglio della mappa per saperne di più, per mettere meglio a fuoco il reale. Il massimo della conoscenza, ammesso e non concesso che sia possibile, è ovviamente l'1 a 1. Cioè quando la mappa coincide con il territorio. Cioè la mappa conosce e racconta il territorio in ogni suo angolo. Il territorio non ha più segreti, il reale non ha più segreti. Io ho adeguato la mia comprensione al reale. Io ho messo meglio, ho chiarificato la mia comprensione del reale. Ecco, l'Ordine degli Eletti Cohen è un'organizzazione che ha operato per pochi anni, per pochissimi anni, dal 1767, che è l'anno in cui sono stati pubblicati gli statuti, quindi è una data convenzionale, no? A cura del suo fondatore, Martínez de Pascalí, fino alla sua morte nel 1774. Quindi al netto stiamo parlando di 7-8 anni. Statuti che ci danno un'idea abbastanza precisa della struttura che aveva in mente Martinez, no? E che in realtà di questo grande impianto fu realizzato, ma solamente parzialmente. Li abbiamo pubblicati, li potete quindi anche leggere. Già nel titolo del volume è riassunto il ragionamento che velocemente abbiamo fatto in premessa. Come si chiama il libro? L'universo a portata di mano. L'universo a portata di mano. Cioè a sottolineare che la conoscenza non è niente di segreto, di misterioso, di misteriosofico, no? Ma presuppone semplicemente che ci sia un uomo desi di desiderio che ha voglia di conoscere e che abbia voglia di fare un percorso di conoscenza. Che è un percorso, e qui mi richiamo alla tua presentazione, tutto hegeliano. Perché tutto hegeliano? Perché la filosofia è di natura concettuale, no? Ed io i concetti li posso o raccontare o rappresentare. Facciamo un esempio, no? Un esempio classico è il concetto di morte e di risurrezione. Che cosa ha dietro il concetto di morte e di risurrezione? Cosa significa? Significa intendere che si muore ad una natura per risorgere ad un'altra natura. Cioè, muore una condizione, la morte. Questa condizione, per esempio, la condizione del finito, è la premessa per rinascere in una condizione eterna, senza tempo. Certo, questo concetto l'abbiamo presentato in maniera abbastanza sintetica, sicuramente lo possiamo raccontare meglio. Ma oltre che raccontare, no, un concetto, a un concetto possiamo anche dare un abito e rappresentarlo, cioè raffigurarlo per raccontarlo, no? Per fare vedere il suo significato, per mostrarlo,
no? E si mostra per esempio con l'utilizzo del simbolo. Ora, mentre il concetto è uno, le rappresentazioni dello stesso concetto possono essere tante. Nel caso del nostro esempio, la morte e la resurrezione, pensiamo a Gesù, no? Gesù muore in croce, che cosa dice? In croce, Padre, a te rimetto il mio spirito, nel Vangelo di Luca, no? Quindi muore ad una dimensione umana per ritornare alla sua condizione divina, no? Ma abbiamo il mito di Osiride che ci racconta la stessa cosa, abbiamo Hiram, no? Quindi tutte le culture hanno miti che rappresentano verità concettuali. Noi non prendiamo il significato letterale del mito, giusto? Che facciamo? Ce lo spieghiamo. Vuol dire questo, vuol dire questo e vuol dire quest'altro. Ora, che cosa fa un ordine filosofico? Cosa fa un ordine filosofico? Media progressivamente la coscienza del singolo con lo spirito. E il lavoro di conoscenza compiuto fino ad oggi dall'umanità, cioè la storia della filosofia, è un sapere, no? Per meglio dire, è il sapere che lo spirito ha di se stesso. Questo è il terreno su cui si gioca l'esperienza di un iscritto all'ordine, no? Quella proposta dall'ordine è una narrazione di cui il testo biblico è un appoggio mitico che scorta l'uomo di desiderio all'obiettivo finale, che è quello della riconciliazione. Una recita, possiamo dire, per banalizzare, ma per far capire di che cosa stiamo parlando. Una recita in cui va in scena un percorso di formazione, di Bildung. No? Attenzione che non c'è niente di massonico e non c'è nessuna parentela con la massoneria. No? Inizialmente, visto l'attinenza con la ricerca iniziatica, si poteva aderire ai Coen solamente dal 33° grado di rito scozzese, no? Come a dire che la filosofia aveva una natura speculativa e con il 33 finiva il lavoro speculativo e da quel momento la riflessione veniva sostituita con gli eletti Cohen mettendo in pratica gli insegnamenti. Ma questa stessa consuetudine che ritroviamo riflessa nei catechismi, e anche i catechismi sono stati pubblicati in italiano in appendice al testo di Papius, Martinez de Pascalì e l'esoterismo cristiano, cerchiamo strada facendo di dare anche una breve bibliografia di sopravvivenza, no? Per chi desidera approfondire un po'. Ecco, l'ordine si struttura in vari gradi, nel senso che questo percorso si fa a tappe, a puntate, per così dire. E ogni grado è una tappa. I suoi gradi poi sono raggruppati in classi, no? Che ripropongono la divisione del Tempio di Re Salomone. C'è la parte del portico, il portico è il luogo più lontano dal sacro, no? Dove io ho i primi tre gradi, cioè l'apprendista eletto Cohen, il compagno eletto Cohen e il maestro eletto Cohen. Ecco, lo scopo di questi gradi era uno scopo preparatorio, per così dire, cioè era studiare la dottrina dell'ordine più o meno nel dettaglio. Dottrina che oggi conosciamo, oggi è pubblicata, perché è contenuta nel trattato sulla reintegrazione degli esteri, no? Che è un altro testo a cui rinviamo con ricchi impianti critici, con introduzione e note a commento. Quindi diciamo si entrava nel vivo delle questioni studiando il trattato e poi si entrava nel tempio con i gradi successivi, no? Che sono i gradi di maestro eletto perfetto, di gran maestro architetto e di grande eletto di Zorobabele. E qui c'è il core business, perché la classe portico aveva spiegato ai Cohen cosa fare, quale fosse l'obiettivo dell'ordine. Quindi si usava il mito della caduta di Adamo dal paradiso terrestre, dall'Eden, dalla circonferenza primigenia. Lo scopo dell'eletto Cohen era tornare nel posto a cui si appartiene.
la nostra vera natura non è quella che vediamo, quella della certezza sensibile, per dirla con Hegel, ma si tratta di rischiararsi spirito e accedere al sapere assoluto, cioè tornare all'Eden. Ecco, dicevo che la classe Portico ci ha detto cosa, la classe Tempio ci dice come fare, no? Quindi la natura dell'ordine in realtà è di tipo operativo, no? L'accento va non sul cosa, ma sul come. Cioè, di fatto, è una raccolta di tecniche atte a favorire quelle che i Cohen chiamavano grande operazione, no? Con la pratica di un'attività che normalmente si definisce teurgica, no? Che in realtà Martinez chiamava culto divino. Infine si suggellava l'avvenuta maturazione nell'ultimo grado dell'ultima classe dell'ordine, che era il Rocroi, la classe del santuario. Nel santuario del Tempio di Re Salomone c'era la parte più sacra del Tempio, no? Perché era quella che custodiva l'arca dell'alleanza, la presenza di Dio, no? Insomma, era un giocattolo mica male. No? E la domanda successiva, se abbiamo tempo, e mi sembra che altri 5 minuti li dovrei avere. Assolutamente sì, anche qualcuno di più, perché è molto affascinante quello che stai dicendo. È stato molto, secondo me, importante il riferimento che hai fatto alla massoneria. Mi rendo conto che devi correre perché c'è poco tempo, ma mi porto avanti e ti dico: se vorrai, questo autunno ci vediamo per prendere magari l'uomo di desiderio e parlare solo dell'uomo di desiderio una volta. Quindi vai tranquillo, noi ti ascoltiamo con piacere. Sicuramente approfondire qualche singolo aspetto. Adesso facciamo una panoramica generale, e poi il dettaglio, al dettaglio ci possiamo sicuramente dedicare. Due domande potrebbero venire a questo punto, cioè la prima: che successo ebbe una cosa del genere, no? Che tipo di riscontro ha avuto nella società dell'epoca? Ma soprattutto, che cosa ne è stato di tutto questo? C'è da dire che l'ordine non è stato numeroso, del resto con le premesse che abbiamo fatto, fate un po' voi, no? Attenzione che nel Settecento funzionava un po' come adesso, no? Anche ora, tra qualcuno che vi propone risultati facili e immediati e chi vi promette studio, lacrime, sudore e sangue, in genere chi si preferisce, no? Dicevamo in apertura, per essere avvocati oggi bisogna dedicare 5-8 anni, comunque un tot di anni allo studio, no? E invece per conoscere si dà per inteso che lo si possa fare subito in modo indolore. Tu ti occupi di alchimia, no, Michele? E ti sarà capitato di raccontare più volte le tre fasi, oppure l'anigredo come presupposto, no? E la reazione tipica qual è? No, a me non mi interessano le cose iniziali, andiamo direttamente alla fine. Ma questo qualunque argomento che abbia a che fare con l'ermetismo, una delle battaglie che io sto portando avanti è quella di, ad esempio, iniziare a parlare della filosofia rinascimentale, perché poi l'ermetismo, buona parte dell'ermetismo come lo intendiamo noi, è quello rinascimentale. E quando dici alle persone, devi studiare filosofia, ti guardano spesso con due occhi così, dici, no, ma è faticoso, vado dalla vicina di casa che mi fa un ritualetto wicca pancina e ho risolto i problemi dell'esistenza. Vado a fare gli esercizi di respirazione con la vicina, no? Ma poi soprattutto le fasi iniziali sono roba da sfigati, no? È un'inutile perdita di tempo, perché dobbiamo perdere il tempo con le prime cose? Raccontami direttamente l'ultimo, parliamo della pietra filosofale, che cosa mi racconti a fare della materia prima? E anche i cabalisti, che palle, no? Andiamo direttamente ai rituali della Merkava, anzi dammeli che me li leggo, no? Perché nemmeno li faccio, li leggo. No, questa mentalità spicciola e approssimativa doveva esistere anche all'epoca, perché gli eletti Cohen furono, nonostante queste roboanti premesse, furono dell'ordine di poche decine. E conosciamo anche i loro nomi, no? Ci soffermiamo poco sulla sopravvivenza dell'ordine dopo Martinez, no? Tra l'altro c'è un libro di Anne Boleyn che mi hai fatto pure vedere prima, che lo hai, no? Piccolo spazio pubblicità, piccolo spot,
L'ordine degli Eletti Coen, dove racconta appunto la sopravvivenza più o meno rocambolesca degli Eletti Coen dalle origini dei nostri giorni. Però invece credo che sia interessante per chiudere questa nostra chiacchierata parlare di altre due discendenze tradizionali. Uno dei membri più noti dell'ordine è stato Louis Claude de Saint-Martin, no? Il gran segretario che prese il posto di Pierre Fournier, che strada facendo andava maturando una insoddisfazione sempre maggiore, no? Perché la complessità dell'ordine lo infastidiva, se lo infastidiva proprio l'ordine, no? Ma è così difficile amare Dio, si chiedeva, è così difficile amare Dio. Ecco, Saint-Martin avrebbe preferito una via mistica e interiore, no? Senza ordini e senza gruppi. La sola iniziazione che predico è quella del cuore. E in omaggio a San Martino, questa posizione, Papius fonderà l'ordine martinista qualche anno dopo, che è già un ossimoro, no? Perché se ti rifai a San Martino, non ci può essere nessun ordine strutturato come tale, no? Comunque, al di là appunto delle polemiche o delle ortodossie, resta che il martinismo è una corrente culturale cristiana abbastanza importante, che ha coinvolto scrittori come Jacques Cazot. Io avevo trovato peraltro anche la mia copia del Diavolo innamorato, con la versione anche in siciliano di Andrea Camilleri. Ma non la trovo più, quindi è tornata ad essere sepolta, sepolta, forse questa, no? Sepolta nei miei libri, quindi probabilmente adesso la ritroverò l'anno prossimo, non fa niente. Ma comunque, un testo edito da Feltrinelli, quindi comunque stiamo parlando di testi che hanno avuto nella storia dell'editoria anche una visibilità, no? Anche abbastanza alta, cioè intellettuali del mainstream, no? Stiamo parlando di Joseph de Maistre, stiamo parlando di Gabriele D'Annunzio, stiamo parlando di Debussy, stiamo parlando di Edith Piaf. Ecco, normalmente viene accreditato anche Fernando Pessoa, no? Al martinismo. Io in realtà di prove documentarie non ne ho trovate mai. E anche leggendo Pessoa, dalla lettura dei testi si evince anzi una certa distanza dai temi martinisti, anche una scarsa padronanza anche del lessico, per cui io sarei tentato dall'escludere, no, la frequentazione di Pessoa con ambienti martinisti. Però prendo atto del fatto che il suo nome normalmente negli elenchi è sempre presenti e quindi una ragione ci deve essere, no? Però attenzione che Saint-Martin stavolta è un autore che va tenuto d'occhio. Ho pubblicato di suo ovviamente i testi più martinezisti, quindi il primo Saint-Martin, no? C'è un testo classico come Le istruzioni della saggezza che dobbiamo citare assolutamente. C'è un testo minore che non viene citato, ahimè, quasi mai, e che pure è pieno di contenuti Coen, che è Il cimitero di Amboise, no? Un testo che abbiamo proposto ormai diversi anni fa, credo che siano passati 7 anni, lo presentavamo in giro. Non mi dico, qualche volta forse sei stato pure tu con Valentina Marelli, te la ricordi Valentina? No? Sì, non c'eri. Ma perché non ti sento più? Perché avevo messo in muto, mi ero autocensurato. Comunque ricordo quel periodo storico. Ricordi quel periodo? Perché ci vedevamo anche per le pizze, mi ricordo, no? Oh, periodi sembrano passate ere. E in effetti, ridendo e scherzando, 10 anni no, ma 7-8 sì. Tu ti mantieni sempre giovane, elegante, come dicevo, accurato, come sempre. Quindi io devi sapere che ti invidio dal profondo, invidio la tua classe. Avevi anche la capacità in serate, credo, di luglio o di agosto di non sudare, no? Io ero uno straccio e tu eri bello, sorridente, fresco e aulente.
No, comunque, in queste serate estive di presentazione mi ricordo che il cimitero di Amboise è uno dei testi che è andato in assoluto peggio, no? Perché c'era Valentina Marelli che si occupava delle vendite. E mi ricordo io, la prima preoccupazione era: ma hai venduto il cimitero di Amboise, no? Perché era un testo che faceva molta fatica, sicuramente probabilmente per il titolo, no? Però ecco, quando un titolo è interessante, come puoi renderlo accattivante, no? Certo, l'Espresso ci ha insegnato che devi mettere il nudo in copertina, no? Che quando un titolo è bello da fuori, una volta c'erano i VHS, uno ci ride, ma ti ricordi l'Espresso per vendere che cosa non faceva negli anni 80? Assolutamente sì. Comunque, San Martino è un altro grande di cui dobbiamo velocemente far cenno. Un altro grande rappresentante dei Coen è stato Jean-Baptiste Wildermuth, no? Anche di Wildermuth credo che abbiamo pubblicato l'opera Omnia, i nove quaderni di L'uomo Dio, i miei pensieri e quelli degli altri. Ecco, cosa fece Wildermuth? E qui rispondo ad una domanda che mi avevi velocemente fatto. Abbiamo detto che i Coen non hanno praticamente nulla a che fare con la massoneria, no? Non c'è nessun rapporto istituzionale, nessuna somiglianza di simbologia, in realtà non c'è nessuna somiglianza nemmeno dei miti di riferimento, per cui non la si può classificare nemmeno come paramassoneria. Oltretutto anche la tipologia del lavoro era diversa, no? Speculativo in massoneria, operativo nei Coen, ed erano anche diversi i luoghi deputati, no? In massoneria, come si sa, si lavora in gruppo, in loggia, nei Coen invece si lavora nelle rispettive circonferenze, ma il lavoro è sostanzialmente individuale, quindi ognuno il lavoro di fatto lo fa a casa sua, si lavora da soli, ma in catena con gli altri. Wildermuth invece che cosa fece? Volle portare il contenuto dei Coen nella scatola della massoneria, un po' come l'ossobuco, no? Cioè, poi dell'ossobuco a noi tutti piace il midollo, no? Ovviamente non ci piace il buco, no? E quindi il contenuto è il midollo e l'osso è solamente il contenitore del midollo. Ecco, lui fece un'operazione del genere, cioè la massoneria è l'esterno, è il contenitore, è il guscio e il contenuto ce lo metto io. E così diede origine, riformando la stretta osservanza templare, non so se ve ne siete mai occupati, so che vi siete occupati comunque di martinismo, quindi no. Sì, abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Filippo Goti e sono argomenti che vorrei o vorremmo come lexicon approfondire sfruttando te, Filippo, e altri amici che si prestano a supportarci nella divulgazione. Perché Wildermuth ha usato poi i Coen per metterli dentro un rito massonico, no? Che è ancora oggi praticato e che è il rito scozzese rettificato, no? Da non confondersi ovviamente con il rito scozzese antico ed accettato, con cui non ha in comune praticamente nulla. Cioè, nei gradi del rettificato ci dovrebbe o ci dovrebbe essere, no? Il disvelamento progressivo della dottrina degli eretti Coen. In realtà poi i lavori si sono interrotti, per cui il lavoro specifico di Wildermuth fu relativo solamente ai primi 3 gradi e a qualcosina della piramide successiva che sono stati completati in seguito. E anche qui, sempre per la segnalazione bibliografica, anche qui i rituali sono stati pubblicati, per cui chi vuole approfondire ci sono anche i primi 3 rituali apprendista, compagno e maestro di Wildermuth. E poi ci siamo noi, no? Cioè tutti i filosofi, cioè tutti gli amanti della conoscenza. Non siamo saggi, siamo filosofi. No? La saggezza è una conquista. Noi ci limitiamo a bussare alle porte della saggezza, come fai tu, Michele, no? Sassi nelle scarpe e polvere nel cuore, sempre alla ricerca di qualcuno di importante da ascoltare. E Martinez, come tanti altri, ma penso a qualcuno anche di più eretico come Aleister Crowley, no? È un eretico del mainstream, no? Però la cosa incredibile,
cui deriva il nostro stupore, la nostra ammirazione e la nostra, il nostro rispetto, e che ancora a distanza di secoli riesce a meravigliarci. Ma questo è fondamentale, ed hai detto delle cose stupende, con una chiusura ovviamente da maestro a regola d'arte, e in questi 30 minuti scarsi hai toccato dei temi fondamentali. È ovvio, dovremmo star qui fino a mezzanotte e avremmo fatto i preliminari, perché ai filosofi poi piace sempre di più approfondire, no? Fare domande, ogni domanda genera una domanda e si va sempre più a fondo. Sì, io penso che iniziative come queste sono utili a stimolare le curiosità, no? Io non riuscirei ad approfondirvi il dettaglio dei Koan in un'ora, in due ore, potremmo fare in un corso, no? Ma ovviamente posso fare venire il desiderio. Qual è il secondo passo? Beh, andate a comprare il libro. No. Esattamente, quello che dico sempre anch'io, lo scopo degli incontri in generale, di questi video, è quello di far nascere una curiosità che poi può evolversi, sì, in mille e un modi diversi. Poi si può evolvere, però i primi passi sono questi, no? Se non ti è venuta nessuna curiosità, e quindi hai le due o tre nozioni per sapere di che cosa stiamo parlando, e quando in società, non credo che capiterà poi molto spesso una discussione sugli eletti Goethe, francamente, no? Però sai, io a volte... Tranne se ha la sfortuna di capitare a cena al tavolo dove ci siamo noi. Bravo. Io ho due domande. A me è capitato una volta, che non capiterà mai più. Ma io mi ricordo, eravamo al Castello di Salle, mi pare, mi ricordo se tu c'eri anche quella volta, perché noi ci siamo incontrati due o tre volte, nella nostra vita ci saremmo incontrati per delle conferenze, no? Però stavo a tavola con una persona che ha avuto la sfortuna di citare un libro di Oswald Wirth che avevo curato io, e lui non sapeva che io... non sapeva chi fossi. E quindi mi è capitato di correggerlo, e lui mi ha anche risposto, piccato, che il curatore del libro non sarebbe stato d'accordo con me, e mi ha spiegato le ragioni, e io ho avuto la soddisfazione, dopodiché mai più ovviamente, perché non sono Fabio Volo, quindi io non è che ho un pubblico così numeroso da poter immaginare di poterlo agevolmente incontrare a tavola ogni sera. Ho avuto la soddisfazione di potergli dire: veramente il curatore sono io. Ti capisco, perché anche a me è successo un'unica volta. Ero ad un pranzo, adesso stiamo facendo un po' di pettegolezzo, i nostri amici ci perdoneranno, ma siamo esseri umani anche noi, anche un po' vanitosi ogni tanto quando si succede. Abbiamo maturato tanta di quella frustrazione, diciamola tutta, no? Che il momento di vanità va un po' a pareggiare tutte le frustrazioni che abbiamo. Esattamente, quando mi è successo... È compensativo. Con un commensale che ha iniziato a farmi tutto un discorso sulle società segrete, io lo ascoltavo con estremo interesse, e ha iniziato a citare un certo Michele Leone, il suo guida alle società segrete. E ho detto: ah, no, ma è interessante. E come per te, si è messo in contraddittorio dicendo: l'autore questo passo voleva dire questa cosa. Io mi sono divertito come un pazzo, ma vi ho citato guida alle società segrete perché... in realtà sto per farvi uno spot personale, permettetemelo, non li faccio mai. Sta per uscire la nuova edizione di Guida alle Società Segrete. Domani mattina o venerdì mattina dovrebbe andare in stampa, quindi vi terrò aggiornati su questo. Chiuso il momento pubblicità, ho due domande per te, Mauro, se puoi rispondere. Una mi chiede in privato... un'amica: esiste un modo per tradurre o interpretare le chiavi operative degli eletti Koan per renderle leggibili non solo agli eletti? L'altra la vedi qui sotto. Pasqualì differenziava il demiurgo dal Dio Padre, e ne è arrivata un'altra da un amico che è stato anche nostro ospite, che salutiamo, ovviamente non poteva mancare, è un commento su Ivan Mosca. Così, domandina come ciliegina sulla torta. Ivan Mosca è stato un grandissimo
grandissimo personaggio con cui io sono cresciuto. Alle volte si trova una foto con un giovane ventenne, che si vede anche su Google Immagini ci sia, no? Che qualcuno ha tagliato, il giovane ventenne non c'è, solo una mano appoggiata su Ivan. Ecco, quel giovane ventenne sono io, magari non mi si riconosce, però in una delle poche foto che esiste di Ivan sono presente, perché io sono nato con l'innamoramento, il fascino per i Coen dalla mia frequentazione con Ivan Mosca e con Federico Pignatelli negli anni 90, no? Quindi nella metà degli anni 90, frequentazione che con Ivan si è protratta per qualche anno, poi quella con Federico è diventata Pignatelli. Federico Pignatelli è, credo, più autorevole e conosciuto allievo di Ivan. La mia amicizia con Pignatelli dura tuttora, quindi un'amicizia trentennale, e di aneddoti se ne possono raccontare tanti, ma nei libri che abbiamo citato, io sono un cazzaro poi in realtà, e quindi mi piace molto la divagazione, per cui aneddoti ne trovate infiniti. Ma no, Mauro, tu devi ammantarti di quest'aura di sapienza, di noia, perché di solito la parola filosofia è associata brutalmente alla noia. Invece, svegliamo un segreto: anche a noi piace mangiare, bere, ridere. Io certo, no, mi piace mangiare, penso che il fisico tradisca, perché volevo fare il filosofo di peso, in attesa del filosofo ho cominciato dal peso. Mi porto in avanti con il peso, poi piano piano verrà pure il filosofo. Quindi fra qualche anno sono sicuro che compenseremo le due cose, il peso fisico e il peso filosofico. Ma il peso filosofico già c'è, però aspettiamo da te altre due risposte prima di lasciarti andare. Il demiurgo non credo, perché Martinez non fu un agnostico, quindi credo che il problema poi in realtà nemmeno è una lettura interessante, ma a posteriori. E poi anche, parlavamo prima di rappresentazioni, no? Anche il cattolicesimo, Martinez fu più un cattolico, anche se ebbe, come dire, un grandissimo spazio nel mondo ebraico, no? E quindi il veterotestamentario. Però in realtà tutti gli impianti rappresentativi erano secondari, perché erano rappresentazioni, no? In realtà, appunto, delle forme, Martinez poteva essere interessato ai primi gradi, poi appunto con la parte operativa le forme vengono a cadere e quindi rimane l'impianto concettuale, e le forme storiche sono indipendenti, e quindi il problema poi, i problemi speculativi ne sarebbe anche del tutto rimasto indifferente probabilmente Martinez come i successori, cioè Wildermuth, signori, faceva il commerciante di seta, quindi non è che gli sono molto indicate interpretazioni teologiche o filosofiche particolarmente elaborate, come una distinzione tra demiurgo, creatore ma non padre, e padre, cioè sto parlando. E anche San Martin, nonostante diciamo, la sua reputazione di filosofo incognito, era più incognito che filosofo, cioè aveva studiato giurisprudenza, aveva frequentato autori importanti, ma aveva frequentato Rousseau, aveva le pagine, dico, di Rousseau, aveva frequentato le pagine di Voltaire, quindi non è che avesse una formazione teoretica particolarmente raffinata. La terza domanda non me la ricordo, e questo è l'Alzheimer incipiente che... Esiste un modo per tradurre o interpretare le chiavi operative degli eletti di Cohen per renderle leggibili non solo agli eletti? Io non me la ricordo, io l'ho letta. Allora, certo che esiste, le chiavi operative noi peraltro le abbiamo anche pubblicate, ma è una lettura che sconsiglio a chi non abbia una conoscenza più che approfondita. Le abbiamo pubblicate perché piano piano stiamo cercando di pubblicare tutto, anche nei prossimi mesi sono previste altre uscite. Certo che non è possibile, questa è la domanda, non è possibile fare pratica Cohen al di fuori dell'ordine degli eletti Cohen, nel senso che il lavoro, sì, è vero che ho detto che è individuale forse, no?
però forse non ho detto, non mi ricordo, che è individuale, ma si fa in catena con gli altri, con il capo catena e il sovrano. Quindi anche i rituali li puoi anche pubblicare, ma non è che li puoi fare. Mauro, una domanda te la faccio io. Se io ti volessi seguire o qualcuno dei nostri amici ti volesse seguire, Facebook, Instagram, siti. No, non ho niente. Ho il mio profilo Facebook. No, purtroppo non sono un abile venditore di me stesso perché mi scoccia, no? E quindi ho un profilo Instagram dove l'unica cosa che faccio ultimamente, ho cominciato a farlo, sono le copertine dei libri quando escono. Quindi ho un aggiornamento ogni 4 mesi, ogni 5 mesi. E poi su Facebook le novità le segnalo, ma è difficile seguirmi, no? Però se cominciate a seguirmi piano piano, magari le novità mi ricordo di segnalarvele. Perfetto. Io prima di salutarvi e prima di salutarvi devo dire due cose. La prima, grazie per essere stati con noi in questo inizio di stagione del canale YouTube. Oggi è l'ultima diretta, poi andiamo, tra virgolette, in vacanza. Ci rivediamo a settembre, avremo un calendario fittissimo questo autunno. Il 28 di luglio. Ci sarà comunque la serata per gli iscritti al canale Lexicon Symbolorum e si parlerà dei riti della massoneria, in particolar modo degli alti gradi della massoneria. Quindi, giusto per fare un esempio, rito scozzese antico accettato, Memphis e Mizraim. Se il nostro lavoro vi piace, non costa nulla, mettere mi piace sul canale e cliccare sulla campanella per restare aggiornati. Grazie di tutto e a prestissimo. Buon pomeriggio a tutti.